mesi, perché non potevano rimanere nell'area infetta 9 maiali? L'area sarebbe stata infetta lo stesso. Questa è una cosa veramente assurda e su cui, se riflettiamo, cioè, si capisce che l'unico intento è stato punitivo. C'è stato una sorta di nostro atteggiamento che è stato preso come lesa maestà, come oddio, voi dite di no, invece noi veniamo a farlo, perché non ha nessun valore dal punto di vista né scientifico né di contenimento della malattia, perché l'area, non essendo un allevamento intensivo, essendoci un terreno, rimane infetta, sia che non ci siano i maiali che ci siano. I maiali certo avrebbero continuato a eliminare il virus, ma ci potevamo benissimo, come abbiamo fatto, attrezzare con dei contenitori stagni per le deiezioni, avviare tutte delle procedure differenti per il contenimento del virus, ma sono stati ottusi e sordi a qualunque tipo di richiesta che non fosse l'abbattimento. È stata una sorta di voler dimostrare che avrebbero potuto farlo e l'hanno fatto. Questo è il problema. È questo il problema, hanno voluto farci vedere che possono farlo, quindi noi adesso abbiamo paura che lo rifacciano. Noi, che chi di noi ancora pensava che quando vede una macchina della polizia siano lì forse per difenderci, in quel giorno ha sicuramente avuto un bel bagno di realtà. Quindi questo anche è molto importante, la narrazione ci fa vedere che hanno sbagliato completamente tutto, perché gli si ritorcerà tutto contro, perché noi saremo tantissimi e ci rivedremo tutte e tutti sabato 7 ottobre a Milano per un corteo che deve essere partecipatissimo. Tutti non potranno, nessuno dovrà mancare, perché quello che è successo il 20 di settembre, che è successo 14 giorni prima, questo straordinario presidio permanente di attivisti e attiviste che hanno presidiato notte e giorno il progetto Rifugio Cuori Liberi per impedire l'accesso ai mandanti, agli esecutori materiali della strage che poi di fatto è avvenuta, non deve succedere mai più. Mai più è quello che noi continuiamo a chiedere. Noi siamo stati 14 giorni davanti al santuario perché volevamo proteggere le vite all'interno del santuario, che così tanto difficilmente erano riuscite a sopravvivere alla peste, che è una malattia tremenda, ma dopo più di 20 giorni potevamo dire che ce l'avevano quasi fatta. Quindi noi volevamo soltanto o avere più tempo e poter continuare a seguire i nostri ospiti fino alla fine, garantendo loro cure di supporto, garantendo il calore che c'è anche nella malattia terminale, nelle famiglie, e potendo assicurare loro un'eventuale eutanasia nel momento del bisogno. Invece siamo stati costretti a vedere i nostri cancelli tirati giù, distrutti, recinti devastati, una violenza senza precedenti che ci ha tramortiti, ci ha lasciati veramente senza parole, perché in quel giorno, oltre ai maiali, oltre a noi, sono morti i diritti civili, i diritti umani, siamo stati malmenati. Era un'azione di disobbedienza civile. C'erano persone che hanno deciso di mettere i loro corpi tra l'oppressore e l'oppresso e non hanno fatto nient'altro che dire che non ci saremmo mai spostati, e così è successo, perché ci hanno presi uno a uno picchiandoci e portandoci via, e lì sono rimasti solo loro. Complimenti alla polizia di Stato. Questa cosa non deve e non può succedere mai più. La nostra preoccupazione era sia per gli individui liberi e liberati che vivevano nel rifugio, ma anche perché sapevamo che se fossero entrati sarebbe stato un precedente che per tutti noi che gestiamo animali nelle nostre case, per tutti noi
che ospitiamo maiali, perché crediamo che i maiali sia solo un fatto culturale, che in casa abbiamo i cani, i gatti e non i maiali. I maiali sono degli animali straordinari. Per tutti noi sarebbe stato un precedente tremendo ed è accaduto, anche se abbiamo fatto di tutto perché non accadesse, è accaduto. Questo ci fa capire che può accadere di nuovo, ancora e ancora e ancora. Quindi noi dobbiamo essere, non ci sono tentennamenti, non possiamo vacillare, noi dobbiamo essere uniti a Milano, dobbiamo dire no e avremo delle richieste precise e la Regione Lombardia dovrà accogliere queste richieste e sopra della Regione Lombardia dovrà accoglierla il commissario straordinario e dovrà accoglierlo il Ministero della Salute. Noi non siamo più disposti a sentire alcuna ragione. Questo non deve e non può succedere mai più. Un'associazione religiosa che si occupava di ragazzi disabili. Un perfetto quadretto del perbenismo. Peccato che Spino insieme ad altri animali erano stati acquistati per fare compagnia, per far giocare i ragazzi. Ma Spino non voleva fare quello, non voleva essere comandato e per questo doveva essere eliminato. Spino arriva da noi, forse in transito, doveva passare poi da qualcun altro, ma questo passaggio non c'è stato. Spino resta da noi. Lui è pauroso, è un frignone, lui piange perché non ci vede anche da un occhio e si spaventa facilmente, va a disturbare un po' gli altri animali, ma una cosa ha fatto da quel giorno in cui è arrivato Progetto Cuori Liberi. Lui ha portato gioia e sorrisi, bastavano 5 secondi e chiunque lo guardasse sorrideva e provava gioia e amore. Spino aveva 3 anni. Spino era un maiale libero. Spino è stato ucciso il 20 settembre 2023. Veterinari dell'ASL di Pavia, Regione Lombardia, commissario straordinario per la peste suina, Ministero della Salute, noi vi riteniamo colpevoli di assassinio. Crusca. Crusca arriva da un sequestro, un privato teneva lei e altre sue sorelle che erano da noi al santuario in una vera e propria discarica. Lei era un incrocio tra un maiale e un cinghiale, anche se tutti quelli che la vedevano dicevano è un cinghiale, e sì, aveva le sembianze di un cinghiale dagli occhi dolci, perché Crusca era bontà e dolcezza, era giovane, era sempre attiva, nel suo bosco correva, era sempre intorno a noi e appena qualcuno la toccava, la accarezzava, le toccava la pancia o la testa, lei si sdraiava pancia in su per ricevere quante più coccole possibili. Crusca aveva 2 anni, Crusca era una maialina libera, Crusca è stata uccisa il 20 settembre 2023. Veterinari dell'ASL di Pavia, Regione Lombardia, commissario straordinario per la peste suina, Ministero della Salute, noi vi riteniamo colpevoli di assassinio. Vero, assassini! Ursula è arrivata a Progetto Cuori Liberi circa 4 anni e mezzo fa. È arrivata insieme a 4 sorelle e a un fratello. L'hanno portata da noi gli amici della LAV, erano intervenuti in una malgestione di un privato. Ursula era una gran pigrona, amava dormire insieme alle sue sorelle e ai suoi fratelli nella sua casetta di mattoni. Ma Ursula era ben attenta a quando arrivava la pappa, era uno tra i primi sguardi, se non sempre il primo sguardo dolce che si incontrava al momento della colazione e della cena. Ursula aveva 6 anni, Ursula era una maialina libera, Ursula è stata uccisa il 20 settembre 2023. Veterinari.
Teto News, l'essenza della notizia.